Buonasera a tutti, sono Giancarlo Liviano e leggerò il pezzo che si chiama Le Suicide de Paris, che è stato pubblicato su Nazione Indiana. Io comincerò con un piccolo pezzo introduttivo preso dall'Incipit, magari per introdurre il personaggio, anche se lo conosciamo tutti, volente o nolenti, diciamo, e poi prenderò un pezzettino più avanti. Mi scuso per la voce un po' che... Se ne sta in disparte, segregata nel suo camerino, e sa bene che susciterà sensazioni forti stasera. È bella Paris, porta il nome di una grande capitale europea. È così magra e lunga che sembra un chiodo da bar. La sua silhouette è un parossismo d'armonia, con i seni polposi incolonnati in un attillato corpetto nero, un doppio cannone sanguinario che atterrisce il suo obiettivo. La forza eccitante, contenuta in un seno. Non ha un'anima, eppure scatena un fremito brutale in chi la sta osservando. Brilla attraverso lo schermo senza che si possa toccare, un bel primo piano ultra ravvicinato che svela perfino le striature più impercettibili che solcano l'epidermide. Produce un anelito bestiale, subito strozzato da un rigurgito antagonista. È l'intervento della coscienza repressiva, rigorosa nella sua puntualità, il ricatto che riporta la propria condizione incessante. L'immagine è voyeuristica e allo stesso tempo perentoria. Ti dice che non stai facendo nient'altro che desiderare qualcosa che non potrai mai avere. Dopodiché la Hilton entra in una Rolls Royce e comincia la sua parata verso il punto in cui dovrà avvenire il suo suicidio mediatico. La Rolls rallenta, ora procede letteralmente a passo d'uomo, e lei è così impegnata a sorridere da non accorgersi di un uomo che ha iniziato a inseguirla. È un tizio buffo, che qualche metro più indietro è riuscito a scavalcare le transenne approfittando del caos. Il servizio d'ordine entra in azione con tempismo, e proprio quando una guardia del corpo blocca l'esagitato con un braccio, dalla regia arriva l'ordine perentorio di lasciarlo andare. Controllatelo da vicino, ma lasciatelo andare. La gente ama questi fuori programma, dice il regista, che poi anche il produttore, e mentre guarda non crede ai suoi occhi, è stralunato, perché c'è un operatore a bordo di una motocicletta che può riprendere la scena madre in primo piano. Lasciate che entrano in contatto, ripete, quel tizio è innocuo, lo ripeto, lasciatelo andare, è innocuo. Effettivamente l'uomo sembra innocuo. È basso e gracile, ingobbito e affamato. Potrebbe avere 40 anni vissuti piuttosto male, tra ristrettezze e autoritismo patologico. E l'idea comune è che, se la Rolls andasse appena un po' più veloce, lui non riuscirebbe neppure a mantenersi in scia, arrancherebbe nelle retrovie per poi accasciarsi al suolo. Si muove in modo talmente approssimativo che molti lo credono zoppo. L'operatore lo affianca e offre il suo profilo al mondo, a qualcosa di familiare. Porta un paio d'occhiali da intellettuale e dei calzoni corti, nonostante il freddo lancinante. Ha le gambe ricoperte da croste e non a calze, mentre un paio di sandali da frate francescano piuttosto rovinati rivelano un certo gonfiore ai piedi e sulle caviglie. Ha la psoriasi, e in momenti di logorio nervoso come questo, le sue screpolature dischiudono sangue crudo. L'uomo sta correndo a modo suo, simboleggiando fatica e smanie. Ha un volto tondo, spruzzato qui e là da qualche macchia di grigio, e veste un'espressione d'adolescente disagiato. Prosegue la sua corsa e intona un grido disperato. Dice qualcosa. È una parola quella che ripete, una parola che è la sua vita, ed è anche il nome della sua finalità estrema. Dalla regia decidono di aprire l'audio in presa diretta, e allora si sente. Peris, Peris, Peris! Il tono è altalenante come la sua corsa, e Peris ovviamente non si accorge di nulla, e continua a mostrare alle falangi, ancora nei ranghi, il suo sorriso magniloquente. La folla pian piano inizia a vedere l'uomo che avanza con andatura sempre più estenuata, ed è in quel momento che succede qualcosa di prodigioso. La sua azione sta assimilando il desiderio comune. Si sta forgiando maestosa su un'energia feroce di quella moltitudine in fuga della propria vita. Sta diventando enorme e famelica. È il sogno su larga scala dei presenti, che di colpo abbandonano qualsiasi aspettativa incentrata su Peris, sul suo corpo e sui suoi oggetti fetici. Ora tutti gli sguardi agognanti sono convogliati su di lui, è lui che deve soddisfarli, regalando qualcosa di memorabile. Ed ecco che proprio adesso l'uomo familiare entra in una condizione che lo rende tipico. È un archetipo in questo momento. L'antieroe per eccellenza, che sullo slancio di una scelta necessaria diventa eroe momentaneo, prima di affondare definitivamente. Ed eccolo lì, rabbioso, mentre si procura un finale lottando con tutte le sue forze. Ha il solito andamento scalcinato, sembra che non percepisca l'attimo che si accinge a vivere, e il luogo in cui si trova. Si limita a correre e a gridare il nome della sua dea. Urla Peris, Peris, e la gente ormai lo incita, gli offre un mormorio d'ammirazione che è un tributo al suo coraggio, e la sua fisicità rabberciata è un elemento importante di tutta la faccenda, perché conferisce al gesto un che di leggendario. Al cerchio rosso mancano poco meno di 30 metri e l'uomo, in apparenza, sta consumando la sua rivincita nei confronti della vita. È il messia che si rivela agli occhi di tutti adesso, ma un tratto il suo destino si rivela più forte, più invincibile e più spietato. Non intende liberarlo, e la linea di continuità con la sua condizione si manifesta in un fattore nascosto quanto evidente, e contenuta nel fatto che nessuno dei suoi osservatori si sta chiedendo davvero cosa lo stia maciullando dentro.
ed è in questo modo che la vita lo inchioda all'eterno ruolo di uomo-ombra, ancorandolo a forme camaleontiche di solitudine, ossia il particolare immortale che lo riporta alla sua natura, la solitudine. E questo, nonostante ci siano migliaia di persone che lo incitano a portare a termine la sua nebulosa impresa, qualunque essa sia.